Buongiorno a tutti, siamo qui con Nicola Salvatierra, uno dei protagonisti in San Sebastiano Busca. Quest'oggi è un 2-2, molto importante per voi perché comunque vi approccia poi alla gara di ritorno in maniera diversa come si era messa fino all'ottantesimo. Ti chiedo intanto il tuo debutto, com'è stato vivere questo primo match con San Sebastiano? Bello, bello, innanzitutto per questa esperienza nuova, arrivo da un ufficio a Torino dove ho trovato comunque delle bellissime persone che mi hanno aiutato e qui niente, siamo partiti un po' sulle gambe, sia noi che loro comunque abbiamo una preparazione dietro dove ne stiamo uscendo praticamente adesso. Però piano piano fisicamente abbiamo retto e per fortuna nel rush finale abbiamo rimesso le cose a posto. Emozioni e sensazioni dopo il tuo gol, ha riaperto di fatto il match, molto combattuto, molto teso, Sì, subito dopo allora il così. gol va bene, ovviamente fa sempre piacere fare gol. Peccato che in un momento dove stavamo perdendo 2-0 mancavano solo più 5 minuti e in quell'occasione lì non pensi tanto al gol personale ma a recuperare la partita. Per fortuna è arrivato anche un assist con il che, vabbè, lui è un treno e abbiamo portato a casa questo pareggio molto molto importante ed è quello che conta. Adesso vi aspetta un duo di partite difficile, intenso, il debutto in campionato e poi il ritorno proprio con il Busca a casa vostra. Ti chiedo che campionato ti aspetti e poi il ritorno come lo vedi con il Busca? Allora sì, adesso vabbè, ovviamente prima di pensare al ritorno con loro c'è da lavorare questa settimana perché arriva una partita difficile, difficilissima contro il Villafranca. Anche loro sono una delle diciamo 10 squadre pretendenti a stare lassù. Quindi prima di pensare al ritorno, sinceramente mi sento di pensare a questa partita di debutto del campionato. Recuperare un po' di forze e fare al massimo. Poi per il ritorno, ovviamente si dovranno aggiustare alcuni piccoli errori che abbiamo fatto tutti. Oggi sperando di portare il risultato a casa, sempre, sempre pensare positivo, Ti chiedo, puoi anche non rispondere per no? Certo. scaramanzia, come ti aspetti questo San Sebastiano in campionato? Dove può arrivare secondo te nella zona playoff Vabbè, io più sono in una molto, ma molto scaramantico, addosso di tutto che veramente. Però è inutile dirti o dirvi che ovviamente uno si aspetta di fare un bel campionato per la squadra che c'è, per il lavoro che ha fatto lo staff e tutto quanto. Diciamo che questa risposta te la potrebbe dare chiunque al posto mio in qualsiasi società, perché alla fine tutti partiamo per far bene, immagino. Però sinceramente sono molto, molto fiducioso per il gruppo che c'è, per l'ambiente e personalmente per la voglia.